Coerenza nell'azione. Riparte con queste tre parole l'avventura politica di Giovanna Bruno e Francesco Lullo, ex consiglieri comunali e oggi nuovamente in campo nella lista della Lega in vista delle imminenti elezioni comunali, a sostegno del candidato sindaco Antonio Scamarcio. Per il centrodestra due esponenti di spicco nel panorama politico degli ultimi anni, oggi decisi a tornare in gioco per l'esclusivo interesse della città, senza alcuna necessità di apparire. Bruno e Lullo trovano pieno sostegno anche dall'ex sindaco di Andria, Nicola Giorgino, oggi candidato al consiglio regionale, sempre con la Lega, un partito che intende portare novità e cambiamento anche in regione, lavorando su diversi aspetti. La Lega in generale a livello nazionale è protagonista di una stagione politica importante perché il motore trainante dal centrodestra, Salvini è il leader riconosciuto dal centrodestra e sta intervenendo su tematiche che riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini, a cominciare dalla sicurezza, dall'immigrazione, dalla riduzione delle tasse, dal miglioramento della qualità di vita attraverso la valorizzazione anche del comparto agricolo e la valorizzazione del Made in Italy. La città deve proseguire sulla via del rinnovamento, ha spiegato Giorgino, sottolineando gli aspetti positivi della sua consiliatura in 9 anni di gestione ad Andria, a partire dalle 58 opere pubbliche realizzate e consegnate a una città divenuta centrale anche in relazione ai comuni vicini. Il rinnovamento della Lega, secondo Giorgino, passa da una nuova squadra di uomini e donne, pronta ad insediarsi anche al Consiglio regionale della Puglia e nei comuni, una sfida che passa anche da Andria. Con una squadra di candidati che è in grado di mutuare gli esempi di buon governo di regioni virtuose come il Veneto e sotto gli occhi di tutti il sistema sanitario veneto e quindi trasformare anche in Puglia e valorizzare quelle esperienze positive perché abbiamo bisogno di una sanità di qualità, di migliorare la qualità dell'azione in agricoltura, abbiamo perso risorse importanti per il PSR, di migliorare la qualità dei trasporti e soprattutto chiudere il ciclo dei rifiuti.